Farmacia Atletica Firenze. Sarà la prima a saltare, quindi Elena Vallortigara, centro sportivo Carabinieri, qui 2 anni fa arriva 1,96. Giulia De Marchi, Atletica Vicentina. Rebecca Pavan, già campionessa italiana a livello junior per la Sindustria Sport. Erika Furlani, già tricolore assoluto, a Fiamme Oro di Padova, la sorella maggiore di Mattia. Asia Tavernini, campionessa italiana promesse ex aequo 3 settimane fa. Aurora Vicini, l'allieva, vincitrice del titolo di categoria lo scorso weekend. Teresa Maria Rossi, Cuspro Patria Milano, seconda lo scorso anno e tricolore all'aperto. Marta Morara, Atletica Lugo, anch'ella già arrivata al titolo italiano a livello promesse. Laura Giannelli, Asa Ascoli, Piceno. E quindi la campionessa italiana promesse ex aequo con Tavernini, Idea Pieroni, lo scorso 3 settimane or sono, pardon, proprio qui ad Ancona. Che lo scorso anno, tra l'altro, applaudì proprio qui ad Ancona la medaglia di bronzo ai campionati italiani allieva al coperto della figlia Maddalena Scansetti, che gareggia per la PBM Movisio Masciago, società lombarda. Rebecca Pavan, intanto questo credo sia ancora un salto di prova, no, è un salto di gara, anzi 1,65, anche se lei scuote la testa. Capitana di ora c'è la tricolore juniores Laura Giannelli dell'Asa Ascoli Piceno. Va a segno, sì, direi di sì. I due vincitori nell'Eptathlon a livello di campionato italiano sono Gianni Modena e Simone Cairoli. Nelle edizioni comprese tra l'80 e l'87 e dall'89 in poi, l'Eptathlon che conosciamo oggi con 60 piani, lungo, peso e alto nella prima giornata, 60 ostacoli, asta e 1000 nella seconda. Campione italiano assoluto con 5.396 punti, in realtà rettifico quanto vi avevo detto, in realtà nel 1989 e vinse Marco Rossi delle Fiamme Oro di Padova. Abbiamo ricostruito nel dettaglio dunque l'albo d'oro e i vari cambi di formato per quanto riguarda la prova multipla maschile. C'è l'errore, intanto è Rebecca Pavan. Che aveva rischiato di uscire anzitempo nel tricolore rilievo prima di poi dominare. Asia Tavernini, 1,70, portato a casa. Intanto commette un errore, eccola qua Aurora Vicini di cui avevo anticipato il salto, nessun problema per lei. Teresa Maria Rossi entra in pedana, l'atleta che guida quest'anno le liste stagionali col 1,83 m del personale indoor. Marta Morara va a segno, anche la già campionessa d'Italia a livello promesse, 1,86 di primato personale, 1,81 quest'anno, la ragazza dell'Atletica Lugo, romagnola. La tricolore juniores Laura Giannelli va a segno a 1,70. Erika Furlani dovrebbe entrare in pedana a quota 1,74. Vallortigara entrerà nella misura successiva, che dovrebbe essere 77 o 78. Lo vedremo tra poco. Idea Pieroni intanto. Grande interprete di questa specialità a livello under 18, anche under 20. Si è riproposta su buone misure quest'anno.
1,70 cosa fatta. Ampio margine tra Sera Sticella, 1,90 il suo primato. Serena Masi intanto, mentre alle sue spalle la Vall'Ortigara attende il proprio turno. Vall'Ortigara è una delle italiane che ha superato i 2 metri in carriera, 2,02 in un pomeriggio magico di Diamond League a Londra, correva l'anno 2018. Va a segno Serena Masi. Siamo quota 1,70. Erika Furlani, eccola qua, l'abbiamo chiamata. Arriva la vicecampionessa mondiale di 8, ormai 9 stagioni or sono a livello under 18. Ecco lo salto di Tavernini. C'è l'errore per Marta Morara a 1,74 la prima prova, cugina del Francesco Domenico Rossi che abbiamo visto ieri in gara nei 400. Qui siamo con Laura Giannelli che compie questo esercizio in maniera corretta a quota 1,74. Ci avviciniamo al suo primato che è 1,78. Ilia Pieroni, eccola qui, l'azzurra, azzurrina, va a segno senza problemi alla misura di 1,74. Siamo ora con Serena Masi, la vice campionessa italiana a livello juniores. Errore per lei, il secondo a quota 1,74. Giulia De Marchi ora, 1,75 di personale per tutto quest'anno, va 1,74 alla seconda prova, potrà attaccarlo questo primato allora alla prossima fermata della progressione del salto in alto, gara femminile. Marta Morara, seconda prova a 1,74, va oltre senza particolari patemi. Può essere con Serena Masi ora. Siamo con Serena Masi, ve lo confermo. Atletica Firenze Marathon, la sua società, classe 2003. E va! Va Masi, resta sulla sticella, 1,74. Mantiene in vita il proprio concorso che avrà lo stesso compito. Rebecca Pavan intanto, poi chiuderò la parentesi su Firenze, andiamo con l'Assindustria Sport e con Rebecca che porta a casa 1,74 alla terza. Firenze che quest'anno sarà teatro di due manifestazioni nazionali nel giro di una settimana, il 4 e 5 giugno. E la Vall'Ortigara entra in gara a 1,78. Nel suo debutto agonistico nel 2022 entra in gara con un compito realizzato in bella grafia, senza problemi, 1,78. E ora siamo con Erika Furlani. Però non sarà la prossima a saltare, la prossima a saltare sarà Rebecca Pavan che inizia la rincorsa esattamente dalla parte opposta rispetto a Furlani. Erika Furlani nella concentrazione della saltatrice in alto, 9 anni
meno giovane di Mattia, del fratello minore. Erika Forlani va a segno con 1,78 alla prima. Asia Tavernini ora per lei percorso netto finora, 65, 70, 74. Va a segno anche a 1,78. E che ha 65, 70, 74, tutti dalla prima prova, per cui già un... Aurora Vicini in pedana per il primato personale. Eccola qui Aurora Vicini. Per il personale a 1,78. E non c'è lontana, non c'è per niente lontana la ragazza del CUS Parma. Teresa Maria Rossi ora le prese con l'1,78. Oh, non ho battuto con il polpacci, oserei dire. L'ha battuto con i polpacci e sembrava cosa fatta questo 1,78 m, almeno dalla prospettiva da cui l'abbiamo osservato. Marta Morara ora. Intanto siamo a quota 4,10 nell'asta dell'Eptathlon. E va Marta Morara, 1,78 alla prima. Ora siamo con Idea Pieroni, quinta e ottava agli Europei Under 20 in carriera, quindi già due risultati prestigiosi a livello internazionale per lei. Va, no, no, attenzione. Attenzione, l'impatto credo con i polpacci o con i talloni all'asticella, contro l'asticella. Occhio ora con il coach, con Stefano Giardi. Credo con i talloni a questo punto, ora lo rivedremo meglio. Con le cosce o con i polpacci, oserei dire. Ha un impatto molto lieve. Pieroni, attenzione ad Aurora Vicini. Anche qua non è molto lontana, anche in questo tentativo Aurora Vicini non era molto lontana dal primato personale. Siamo con Teresa Maria Rossi, anch'ella ha sfiorato la missione al primo assalto a quota 1,78. E mette le cose a posto. Secondo errore per Laura Giannelli, che ricorrerà quindi la terza prova, come ricorrerà anche la campionessa italiana juniores, come ricorrerà la terza prova anche la campionessa italiana lieve. Idea Pieroni, la campionessa italiana promesse, ex aequo con Tavernini, che invece la misura l'ha superata, siamo a 1,78. Dopo questa tornata di salti a 1,78, dopo la terza tornata di salti a 1,78, ripilogheremo anche quanto sta accadendo nel salto con l'asta. Parliamo di asta di
dell'Eptaton, delle prove multiple. Va a segno, idea Pieroni. Quindi abbiamo 1,78 la prima per Serena De Masi, per Elena Valortigara, per Giulia De Marchi, per Erika Furlani. Per effetto di quanto saltato nelle quote precedenti, in testa abbiamo ex equo Furlani, Tavernini e Valortigara. Rebecca Pavano ora per la terza misura consecutiva deve ricorrere alla terza prova, quindi deve fare gli straordinari. Si avvicina, questo sarebbe comunque il suo primato stagionale, che non arriva. Esce di scena quindi Rebecca Pavan. Sarà undicesima rispetto a Vicini. Eccola qua Laura Giannelli con la campionessa italiana lieve Vicini che cede la parola alla campionessa italiana juniores Laura Giannelli. Parliamo dell'attività al coperto che abbiamo proposto con Atletica Italiana TV nelle scorse settimane. Laura Giannelli 1,78 la terza prova, purtroppo tentativo non particolarmente efficace, non è anche particolarmente buono sul piano tecnico, arriva comunque un nono posto in ambito tricolore, sarebbe stato il primato personale pareggiato per la ragazza marchigiana. Serena Masi per il primato personale a quota 1,82 per dargli anche una bella spallata, da 1,78 appena realizzato a 1,82. Arriva l'errore per l'atleta toscana. Eccola qui. Una delle più forti specialiste della storia del salto in alto italiano. Salto in alto che ha una ottima tradizione in Italia in ambito femminile. 1,82 misura intascata per Elena Valortigara senza patemi. Abbiamo ricordato ormai, pardon, da diverso tempo. Siamo con Giulia De Marchi che compie un errore nell'assalto al primato personale. L'atleta di Schio infatti è stata medaglia di bronzo mondiale, come abbiamo detto, under 18 a Ostrava nel 2007, bronzo anche un mondiale juniores, era Moncton nel 2010. Erika Furlani che invece è stata medaglia d'argento mondiale under 18 tre edizioni dopo. Furlani supera 1,82, mentre Marco Gerola ha superato 4,10 al terzo tentativo nell'asta dell'Eptathlon. Primo errore del concorso di Asia Tavernini, finora ottima in questa gara di campionato italiano assoluto. Teresa Maria Rossi ora. Salto un po' da rivedere per l'atleta milanese che comunque sta affrontando una quota molto vicina al suo primato al coperto, 1,83, all'aperto è arrivato 1,87. Diumiti internazionale città di Savona, due stagioni or sono, 2020. Marta Morara, prima prova a quota 1,82. Andare a segno adesso potrebbe porre una chance di portare a casa una medaglia per la romagnola. Va Marta Morara, niente da fare, anche se il tentativo è tutt'altro che disprezzabile. Idea Pieroni ora, un'altra che si gioca della chance di mettere un piccolo carico sul tavolo della battaglia per le medaglie.
E va Pieroni a 1,82 alla prima prova. Quindi si porta in terza posizione. Serena Masi ora per il primato personale per raggiungergli 4 centimetri. Errore per lei, ai propri limiti agonistici, ma solo in solo virgolette in tre hanno superato 1,82. Secondo assalto per Giulia De Marchi, sale molto ma piomba sull'asticella. Cosa da sistemare anche per lei. Asia Tavernini, seconda prova 1,82. In questo momento lei è quarta. Quarta resta, la porta a casa al 1,82. Questo è sicuramente un gran bel risultato che la porta a pareggiare il primato personale. Fino a 1,80, qui saremo oltre qualsiasi misura superata in carriera. Siamo con Marta Morara. Rossi ha compiuto un secondo errore a 1,82. Arrivosi intanto sopra la quota 4,20 nell'asta dell'Eptathlon. Marta Morara per il primato stagionale, che c'era quasi, va a battere con il tallone nell'asticella. Terza prova ora, 4,1,82, che coinvolgerà quattro atlete: Masi, De Marchi, Rossi e Morara. Arriva comunque il personale guagliato a 1,78, in questo momento è settima, non potrà essere peggio che ottava. Ora tocca a Giulia De Marchi, attualmente in quinta posizione, per provare a ottenere un personale al coperto, migliore del personale all'aperto. Sorride la ragazza dell'Atletica Vicentina per questa terza caccia alla misura di 1,82. Che la porrebbe comunque in quinta posizione, che è la posizione che già occupa, ma al riparo da eventuali virgolette agguati da parte di Rossi e Morara. Potrebbero superarla ancora. Niente da fare, un tentativo molto simile peraltro a quello ottenuto, a quello messo in scena nella seconda prova, al secondo tentativo a quota 1,82 m. Attualmente è ottava, ma superando questa misura diventerebbe quinta. È già stata tre volte sul podio dei campionati italiani assoluti e va oltre 1,82. Si porta un centimetro dal picco di questa stagione. Resta in gara, quinta attualmente, ma comunque ancora in gara, che in questo momento è sesta ex aequo con Giulia De Marchi. Superasse la misura e 85 verosimilmente, 86 Chidovenia, 1,86 la prossima tappa della progressione.
finora due soli salti perfetti. Vallortigara, poi Furlani, poi Tavernini, poi Rossi, poi Morara e poi Pieroni. Nessun problema per Elena Vallortigara, 1,86 m, si conferma al comando. Tanzetta di schio. Erika Furlani ora, esalaziale, che invece compie il primo errore nel proprio concorso. A 2,16, limite italiano che è detenuto con 2,15 da Edoardo Stronati. Siamo con Asia Tavernini. Attualmente è quarta con 1,82 alla seconda prova, ma con nessun errore nelle quote precedenti. La per il personale, la batte con la mano sinistra, l'asticella. Teresa Maria Rossi ora in pedana per il personale assoluto al coperto, è a un centimetro dal proprio limite all'aperto. Errore anche per Rossi. Errore anche per lei, ma un tentativo non velleitario per la ragazza dell'Atletica Lugo. Classe 2002 in questo caso. Un 1,86 fatto la prima potrebbe essere una piccola ipoteca sulla medaglia. Idea Pieroni, non c'è lontana, ma non sarà la prima a questo 1,86 m. L'unica a esserci riuscita è Elena Vallortigara, che a questo punto con pareggiare il computo della sfida con Trost negli ultimi 8 anni, ma Trost aveva già vinto anche nel 2013. Erika Furlani, e lei a prendersi il 1,86 m alla seconda, lei a mettere una fish importante nella caccia d'argento per ora, perché anche l'oro ancora in palio, non c'è nulla di deciso. Furlani e Pieroni a colloquio con i coach, mentre la patata bollente del secondo assalto a 1,86 m passa nelle mani di Asia Tavernini, la campionessa delle promesse, e purtroppo poca esplosività, poca polvere pirica nella caviglia della ragazza della Quercia Trentin Grana in questo assalto. Però parliamo di personali di misure superiori di 4 cm al primato personale, quindi ai limiti agonistici finora di queste ragazze. Personale indoor da assaltare anche per Teresa Maria Rossi. Niente da fare per lei, secondo errore per lei che è stata terza lo scorso anno. Prima medaglia in un campionato italiano sotto al coperto, tra l'altro condivisa bronzo ex aequo con Marta Morara, che salterà tra poco, mentre è stata pure argento all'aperto l'anno scorso a Rovereto e bronzo all'aperto nel 2018 a Pescara. Altra rassegna che vi abbiamo raccontato.
qui con le immagini di Atletica Italiana TV, la produzione della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Eravamo all'epoca allo Stadio Adriatico. Marta Morara, forse leggermente meglio del precedente, però dovrà ricorrere anche lei alla terza prova. E ora l'idea Pieroni. Pensate che lo scorso anno con 1,80 si arrivò alla medaglia di bronzo, quest'anno con 1,82 si rischia di arrivare a sesti. Buono il livello medio di questa gara di salto in alto. Idea Pieroni. La concentrazione dell'atleta lucchese, seguita da Stefano Giardi, come la Vallortigara. C'è l'errore, ma no. In ogni caso non si tratta di un tentativo velleitario, sarebbe il primato stagionale per lei, l'1,86 m, primato stagionale, l'ha già pareggiato con 1,82 m. L'1,82 la prima in questo momento la colloca, le mette virtualmente al collo la medaglia di bronzo. Attenzione però ad Asia Tavernini, che se superasse questa misura salirebbe lei al terzo posto. Tavernini e Pieroni, campionesse italiane promesse ex aequo, a pochi mesi dall'ex aequo più famoso della storia del salto in alto. Niente da fare per Asia Tavernini, che comunque è quarta, lo scorso anno fu decima, e già questo piazzamento, a prescindere da come finirà questo concorso, a prescindere dal piazzamento finale, racconta della crescita tecnica della ragazza della Quercia Trentingrana. Teresa Maria Rossi per il personale indoor, attualmente è quinta, salirebbe al quarto posto, perdono, salirebbe al terzo posto per replicare la medaglia dell'anno scorso. Allieva di Banzillotta. Niente da fare, esce di scena Teresa Maria Rossi, è quinta e non sarà peggio che sesta nel caso Marta Morara dovesse andare a segno tra poco. Marta Morara, per provare a salire sul riportarsi sul podio, se dovesse fallire le atlete sul podio le avremmo già individuate, sarebbero Vallortigara, Furlani e Pieroni. L'ordine però è ancora tutto da vedere. La concentrazione di Marta Morara per il 1,86 m da tentare per il personale, niente da fare per lei. Sarà quinta ex aequo con Teresa Maria Rossi, quarta Asia Tavernini, medaglia di bronzo per Idea Pieroni, che comunque andrà ora all'attacco del 1,86 m. Eccola qua Idea Pieroni. Si assicura la coda all'interno del top per evitare, come fanno le saltatrici in lungo, troppe oscillazioni della chioma. Niente da fare, non era malaccio questo tentativo, non arriva però al 1,86 m, c'è però la medaglia di bronzo per l'atleta del Centro Sportivo Carabinieri. Restano in due in gara, Idea Pieroni sarà medaglia di bronzo, Asia Tavernini sarà quarta,
anche in questo caso hanno la stessa misura, come è accaduto ai tricolori promesse. Abbraccio con Marta Morara. Furlani fu medaglia d'argento. Questi punti in comune tra le due atlete che si sfideranno tra poco alla misura di 1,89 per il titolo italiano assoluto. In vantaggio c'è Vallortigara perché ha ottenuto 1,86 alla prima prova, mentre Furlani l'ha centrata al secondo tentativo, e quella X al primo assalto a 1,86 in questo momento fa la differenza. Vallortigara al primo assalto a quota 1,89, 2,02 di personale all'aperto, giusto per declinare in poche cifre il curriculum di questo atleta, che però va a commettere il primo errore del suo concorso 1,89 per la portacolore del centro sportivo Carabinieri, laureata in psicologia. Stefano Giardi ancora una sola allieva in gara dopo l'uscita di scena di Pironi, che comunque sarà sul podio. Ed ecco Erika Furlani, allieva di papà Marcello. 26 anni compiuti il secondo giorno di gennaio. Erika Furlani 1,89, non c'è lontana da questo 1,89 m, forse anche leggermente meglio rispetto a Vallortigara sul piano tecnico in questo primo assalto. Colloquio con la mamma, Kati Sek, velocista di origini senegalesi. Erika Furlani, appassionata di danza. Medaglie internazionali per Furlani conquistate anche campionato europeo Under 23, quando fu bronzo nel 2017. Vallortigara 1,89 alla seconda prova, e questa è una briscola importante per provare a portare a casa il titolo. Vediamo se Furlani proverà ancora questa misura. Crediamo di sì, in realtà, per la vice campionessa mondiale Under 18 del 2013. E questo arriva, è decisamente stato ancora migliore del precedente per Furlani. Ragazzina ha affrontato con buoni risultati anche il salto in lungo, è arrivata fino a 5,97 al coperto da junior. Erika Furlani, la sua concentrazione, il suo sguardo, la sua sfida con lo sguardo all'asticella, 1,89, terza prova. Niente da fare, per lei c'è la medaglia d'argento in questo campionato italiano assoluto al coperto. Elena Vallortigara porta a casa il quarto titolo italiano assoluto al coperto in carriera, tre nelle ultime quattro stagioni, peraltro a Pescara 2018, a Padova 2020 e lo scorso anno a Rovereto. Tra poco l'aggiornamento con Vallortigara sola in gara in questa prova di alto. Andiamo con andremo poi con l'aggiornamento ufficiale l'asticella in questo momento è stata posta a 1,92 m, la misura con cui Vallortigara vinse a memoria il titolo nel 2019.
e con cui vinse anche Alessia Trosti il titolo l'anno scorso. L'Ortigara per proporsi a una misura di rilievo come 1,92 m. E vada l'Ortigara, 1,92 m. E per essere la prima gara stagionale sicuramente un bel biglietto da visita quello della ragazza di Schio. Tambureggiante anche per i ritmi dei tamburi che accompagnarono il successo ai giochi olimpici di Tokyo, ovviamente a distanza di 2 anni e mezzo, ma per Vallortigara va a quota 1,95 ufficiale per Vallortigara. Esce di scena Alessandro Arrius nel frattempo con ultima misura valida a 4,30. 1,95 ora per Elena Vallortigara. A un centimetro dal suo primato per salire al quinto posto delle graduatorie mondiali della stagione, non c'è molto lontana. Al quinto posto delle graduatorie mondiali della stagione, al terzo in quelle europee dietro l'Ucraina Maucic e la montenegrina Vukovic, entrambe a 1,96 a Banska Bistrica lo scorso 15 febbraio. La concentrazione di Elena Vallortigara, che ora sceglie di farsi sostenere dal Palaindor. Forse meglio il precedente rispetto a questo. Siamo 1,95, lo ricordo, 1,92 la prima prova per vincere il titolo italiano assoluto. Terza prova per la campionessa italiana assoluta Elena Vallortigara. L'argento è già di Erika Furlani, il bronzo già di Dia Pieroni, molto brava anche Asia Tavernini in quarta posizione. Ma la concentrazione, gli occhi di tutto il Palaindor sono su Elena Vallortigara. Terzo salto, 1,95. Esce di scena, finisce più che altro il concorso di Elena Vallortigara. 1,92 la prima prova per aprire, direi, alla grande la propria stagione. Per la psicologa veneta, 7 volte campionessa italiana assoluta,